Puntata della nostra nuova trasmissione informalmente. Oggi ci ha raggiunto qui per questa chiacchierata informale Marco Sansone, arrivato dal Cilento. Grazie per essere qui, Marco Sansone. Lo presento per chi non lo conosce, ma insomma anche nel Vallo di Diano stiamo imparando a conoscerlo. È il presidente di Sistema Cilento. Grazie Marco per essere qui. Grazie a voi per l'invito, complimenti per questo format che è simpaticissimo, devo dire la verità. Io poi sono affezionato a questa emittente e devo dire che siete sempre, come dire, nuovi, sempre innovativi, e questo è bello. Beh, sì, cerchiamo insomma di raggiungere un po' tutti. Marco, tu sei già qui nel Vallo di Diano da un po' di tempo, però insomma, come dicevo, ti conoscono in parte, però insomma abbiamo bisogno di conoscerti meglio, perché tu nel Vallo di Diano hai voluto prima di tutto fortemente arrivare anche nel Vallo di Diano con Sistema Cilento. Che cos'è Sistema Cilento? Sistema Cilento è una società con sottile per azioni, a prevalente capitale pubblico, quindi partiamo subito dalla forma giuridica perché così insomma non sbagliamo. È una società che è nata alla fine degli anni 90 come un soggetto attuatore di un patto territoriale che si chiamava Cilento, quindi fortemente protagonista in quegli anni, voluta dagli attori del territorio che a vari livelli lo rappresentavano, e da lì poi si è sviluppata, incrociando di volta in volta le opportunità che la normativa ha consentito, e sul territorio è stata conosciuta soprattutto a fine anni 90, dai primi anni 2000, per essere il soggetto gestore del SUAP, dello sportello unico attività produttive, non a caso denominato SUAP Cilento. E si è sviluppato negli anni fino a raggiungere poi il record che insomma sono contento si è avvenuto con la mia presidenza attuale, che è iniziata nel novembre 22 per un evento purtroppo triste, perché vi è stata la scomparsa del vecchio presidente, una persona molto illuminata, un ingegnere del territorio, l'ingegnere Onorati. Io in tutte le occasioni in cui ho la possibilità insomma di parlare, di intervenire, lo ricordo, perché veramente si deve a lui, anche a chi l'ha preceduto, ma soprattutto a lui nell'ultimo periodo, la vera come dire, poi parte passaggio ascendente di questa società, e che oltre a essere appunto il soggetto gestore del SUAP, poi su questo magari spegniamo qualche parola dopo, è anche e soprattutto agenzia di sviluppo locale, e questa prevalente partecipazione pubblica, questo capitale pubblico dà poi la possibilità, chiaramente gestendo la società, comportandosi di fatto da società pubblica con un bilancio trasparente attraverso gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge e tutti gli adempimenti che sono previsti anche dalla legge Madia, sul territorio insomma si atteggia veramente come un trade union tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese. E quindi proprio in virtù di questo ruolo, in qualche modo, ecco, hai usato una bella espressione poc'anzi, no? Hai voluto fortemente anche venire nel Vallo di Diano. Sì, perché è un territorio che amo, e secondo me Cilento e Vallo di Diano sono un'endiadi. Cioè, chi in qualche modo pensa sempre a una differenza lo può fare se parla di caratteristiche orografiche, di in qualche modo differenziando insomma non so lo sfogo industriale, le belle iniziative che ci sono nel Vallo di Diano rispetto a una tradizione forse un po' più agricola nel Cilento, con un turismo balneare che è proprio della costa, per tutta una serie di cose. Ma chi ragiona in termini di Cilento e Vallo di Diano come endiadi, chiaramente parla di una ricchezza, cioè parla di un qualcosa che secondo me in Italia non ha repliche, perché un territorio così ampio, con una biodiversità così spinta, poi non a caso, ecco, mi permetto di dire, il parco nella sua accezione originaria era Parco del Cilento e del Vallo di Diano.
proprio perché in qualche modo andava a rappresentare a livello nazionale quello che era un discorso unitario. E anche quando, presentandomi, hai detto arriva dal Cilento, no? Quasi sì, come se avessi fatto un viaggio. In realtà per me non lo è affatto, anzi ci vengo sempre con piacere, sempre più spesso, e per me non è neanche distante in linea di massima, perché oggi ci si muove agevolmente. Certo, poi su questo dovremmo fare un lavoro, ma insomma, se... diciamo che i problemi della viabilità e dei collegamenti ci sono sempre, quindi alla fine non è sicuramente un discorso che può interessare Cilento e Vallo di Diano, penso io. Assolutamente, assolutamente. Quindi sicuramente, insomma, quando poi si tratta di collegamenti, di vicinanza dei territori, veramente si va, insomma, è ampio il discorso. Marco, intanto ti ricordo, insomma, noi abbiamo il caffè, quindi abbiamo offerto il caffè proprio grazie. Per farci questa chiacchierata. Grazie. Tu, insomma, ne parlavamo prima proprio di questi territori, dei nostri territori, e mi dicevi prima questa volontà, insomma, un po' anche di voler fuggire verso i grandi centri, di voler lasciare un po' questa terra, forse quasi come non vedendola attrattiva. E secondo te è così? Cioè, tu sei giovane, con Sistema Cilento peraltro state facendo veramente un grande lavoro, e possiamo, penso, dire anche che state cercando, state trovando un po' quelle che sono le eccellenze su cui investire. Secondo te ci sono queste eccellenze su cui investire? Ma intanto, relativamente alla fuga, ecco, io vedo, ma su questo non penso di essere né un filosofo né un idealista, ma io credo che per tanti anni la nostra politica si è avviluppata su un'idea, quando intendo politica chiaramente intendo quella con la P maiuscola, quella che cerca le soluzioni ai problemi, quello che cerca... tra virgolette, le strade migliori per raggiungere nel più breve tempo possibile i maggiori risultati. Ebbene, noi abbiamo sempre provato, dal punto di vista geografico, dal punto di adesso il dibattito dell'alta velocità, per dire, no? Abbiamo sempre cercato di avvicinare il più possibile i piccoli centri, quindi le periferie, diciamole così, ai centri grossi, quindi alle grosse città, alle città metropolitane e tutto il resto, che sicuramente è un'esigenza reale che hanno i nostri territori. Siccome però questo in ogni caso, insomma, nella nostra contemporaneità diventa abbastanza semplice, perché poi a me capita spesso di viaggiare per lavoro, in fin dei conti raggiungendo velocemente Salerno, quindi sia dal Cilento che dal Vallo di Diano, si è tutto sommato a Milano in poco più di 4 ore, a Bologna in meno, a Torino con qualche oretta in più, quindi insomma in un tempo più o meno ragionevole, se consideriamo anche gli orari per esempio della percorrenza aerea. Su questo l'aeroporto di Salerno, per dire, con le imminenti iniziali, sì, da luglio, sarà veramente una sfida da vincere, una sfida che dovremo vincere come Cilento e Vallo di Diano insieme. Bene, se questo è, noi probabilmente dovremo immaginare di fare qualcosa di diverso da quello che si è fatto fino ad oggi. Noi dovremmo cercare di raggiungere più velocemente i nostri piccoli centri, cioè noi dovremmo lavorare a supporto di questi grandi assi che poi ci porteranno e ci porterebbero, usiamo il condizionale, verso le città metropolitane, verso gli aeroporti e tutto il resto. In questo il Vallo di Diano, ecco perché raccontavo di questa esperienza, il Vallo di Diano ha questa tradizione industriale, imprenditoriale molto forte. Io lo vedo, mi interfaccio sempre ovviamente col massimo rispetto con lo Sportello Unico, col SUAP, che è un suo responsabile, quindi è struttura assolutamente autonoma rispetto al nostro Sistema Cilento. Ma per esempio, da quando facciamo il SUAP a Padula, da quando abbiamo buttato, tra virgolette, anche un occhio sul Vallo di Diano, stiamo dialogando con i sindaci, con le amministrazioni, e sono contento di come abbiano salutato con piacere questa opportunità, che peraltro
la Regione Campania l'ha fatta diventare una legge, perché da gennaio 2024 c'è l'obbligo di dotarsi di una piattaforma unica di gestione, la ZES su questo addirittura ha introdotto lo sportello digitale, quindi una serie di aspetti che vanno a intaccare molto il settore del commercio e delle attività produttive. Per cui se questo è come è, cosa accade? Accade che per esempio noi, buttando l'occhio nel Vallo di Diano, rispetto a un'esperienza enorme che avevamo in tema di conferenze di servizi, di piattaforme di gestioni, di tutto quello che è e poi finisce per diventare il provvedimento autorizzativo unico, quindi il PAU, attraverso cui prende vita una nuova impresa, un nuovo investimento, una nuova iniziativa, ebbene noi abbiamo visto la vitalità che c'è nel Vallo di Diano. E quindi questo chiaramente, io son cresciuto con l'idea, tutti quanti insomma gli amici che volevano poi fare un investimento di un certo tipo, dice nel Vallo di Diano è più semplice perché l'autostrada, perché tutto il resto. Bene, se noi riuscissimo a unire tutte queste ricchezze che abbiamo, in termini poi di esperienze, di portato proprio, come dire, comportamentale, esistenziale, culturale, allora probabilmente faremmo un gran bene al nostro territorio. Quindi, tornando alla domanda, dice la fuga dai centri, quella c'è perché si ricerca chiaramente una migliore qualità della vita che noi riusciamo a garantire ancora nei nostri territori. C'è però poi l'esigenza di studiare, e quindi bisogna raggiungere inevitabilmente i centri universitari, c'è l'esigenza di incrociare sicuramente un'utenza un po' più ampia, perché poi intorno a quello si costruisce un business plan di qualità. Sistema Cilento, tutte questi dati, questi elementi, prova a raccoglierli attraverso una serie di esperienze, e quindi quando tu mi dici nella seconda parte della domanda c'è, visto che li state andando a cercare, ci sono nei nostri territori delle risorse, delle opportunità, caspita se ci sono. Noi abbiamo come Cilento e Vallo di Diano un tasso di esportazione di talenti che fa paura. Noi facciamo la ricchezza dei territori dove i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri cugini o comunque parenti o conoscenti fanno la fortuna dei territori spesso in cui vanno. E io credo che in ogni famiglia del Cilento Vallo di Diano, nella famiglia allargata, ci siano esperienze significative, persone che poi diventano talenti nello sport, nella cultura, nel mondo delle professioni, anche nelle pubbliche amministrazioni. Io mi interfaccio tantissimo, adesso sto facendo un'esperienza, ho coinvolto il ministro Fitto sulle ZES, sì. Vorrei anche fare nel Cilento e nel Vallo di Diano una grossa iniziativa proprio sulla ZES unica, perché ci sono una serie di cose che vorrei porre all'attenzione, un tavolo molto qualificato dove vorrei fossero presenti il ministro Fitto e i due governatori, non me ne vogliano gli altri, ma delle principali regioni del sud, che a mio avviso sono la Campania e la Puglia, e vorrei allo stesso tavolo, non è facile, Fitto, De Luca e Emiliano. Complicato, ma molto complicato. Molto complicato, però devo dire che un ok di massima dal ministero, stiamo scegliendo la data. È un ok che il governatore De Luca mi ha dato prima, insomma, delle problematiche. Vabbè, magari confermo. Però voglio dire, il tema è molto importante, interessa tutti, e al di là della diatriba politica che ci sta nell'ordine delle cose, ci potrebbe veramente venire fuori qualcosa molto importante, perché vorrei legarlo anche a un tavolo con gli amministratori. Perché poi calare il concetto di ZES unica nelle nostre amministrazioni locali, soprattutto per chi gestisce il SUAP e quindi gestisce la conferenza di servizi, gestisce i termini e i tempi legati ai pareri, al rilascio dei pareri, dove ci sono dei vincoli, chiaramente nel Cilento, in alcune zone del Cilento più rispetto ad altre del Vallo di Diano, ma comunque insomma da raccogliere, ebbene tutto questo deve poi coordinarsi con la normativa in tema di ZES unica, che è un'opportunità unica, soprattutto in epoca di PNRR. Noi andiamo verso la digitalizzazione del SUAP, che è proprio una misura del PNRR finanziata in maniera importante, dove per esempio Sistema Cilento, come soggetto attuatore di un vecchio patto territoriale, ha in qualche modo parte in pole position e quindi non può perdere un'occasione di questo tipo. Quindi insomma, veramente, diciamo che tra PNRR e ZES unica, che poi peraltro le ZES, se non ricordo male, insomma, veniva un po' chiesto che le ZES venissero allargate, cioè al sud, le zone ad economia speciale potevano essere veramente un grande aiuto
soprattutto per il mezzogiorno, lo possiamo dire, penso, vero? Assolutamente. Noi come società, prevalente capitale pubblico, eravamo già a supporto di alcune amministrazioni, cito ad esempio quella di Vallo della Lucania che stava da anni portando avanti una battaglia con la regione per creare una zona economica speciale lì, per esempio il polo fieristico di Vallo della Lucania, che dove nella zona industriale, ecco, e immaginiamo quanto questo già poteva, uso l'imperfetto, poi invece coniugheremo i prossimi verbi tutti al presente e al futuro, perché di fatto è realtà. Però anche per esempio una zona industriale come quella di Polla nel Vallo di Diano, oppure immagino a comuni come Padula, Tena Lucana, Sala Consilina, quanto poi potevano giovarsi per questo e quanto possono adesso in tema di ZES unica ancora di più crescere. Chiaramente tutto questo però bisogna di essere regolamentato in un certo modo. Noi ormai stiamo ragionando su tutti i tavoli, di quelle che sono le norme, le disposizioni transitorie e poi quella che sarà, la regolamentazione dei procedimenti, perché non è banale tutto questo. Nel senso, il concetto che c'è dietro una zona economica speciale è quella di favorire un investimento, però poi quell'investimento deve avere le caratteristiche. Noi ragioniamo, di edilizia produttiva in un momento in cui in Europa si ragiona di case green e quindi si ragiona di ambiente, di sostenibilità. E noi dobbiamo essere bravi, ciascuno di noi a seconda dei ruoli che abbiamo, per poter andare a incrociare in qualche modo quello che ci chiede l'Europa, il mondo, il nostro pianeta Terra e quello che poi nelle nostre amministrazioni locali diventano le declinazioni di questi concetti. Perché poi attraverso questo costruiamo le opportunità di lavoro, costruiamo la possibilità per i nostri giovani di rimanere in questi territori, di scegliere quello che a loro piace, in modo da garantire anche in qualche modo, come dire, una prospettiva e una possibilità di rimanere qui, che è stato poi un problema grosso dei nostri territori, come dicevamo prima, e quindi io vedo, ecco, guardo al presente e al futuro come una grossa opportunità. Ed è questo il motivo per cui ho accettato, quasi per caso, di questo ruolo. Sono stato particolarmente onorato perché a novembre 22 fui scelto all'unanimità. Sistema Cilento è una realtà fatta da 56 comuni soci, da 34 soci privati. Dentro c'è la Regione Campania, c'è il Parco, c'è la provincia di Salerno, c'è il Consorzio Acquedotti, quindi Consac Gestioni. Ci sono una serie di realtà del territorio, istituti di credito. E in un momento di profonda difficoltà sono stato scelto. E poi a maggio riconfermato con grande soddisfazione per un triennio che diciamo, completerà poi nel 2026. E, bene, io mi piace molto questa dimensione, mi piace soprattutto la prima parola, sistema, che racchiude al suo interno il concetto proprio di un qualcosa di organizzato, organizzato e finalizzato a fare qualcosa. Poi è chiaro, è nata in un territorio che si chiama Cilento e è destinato, secondo me, a diventare un'organizzazione al servizio del territorio. E quindi Sistema Cilento Vallo di Diano. mi auguro possa diventare un sistema Cilento e Vallo di Diano quanto prima, soprattutto alla luce dell'esperienza bellissima che stiamo facendo per esempio a Padula, dove facciamo il SUAP da un anno, con grandissima soddisfazione per tutti, credo anche degli uffici territoriali, mi auguro anche degli operatori, però i feedback che ci arrivano sono positivi, perché ci si è subito abituati alla piattaforma e considera, mi piace ricordare questo, che attualmente il sistema Cilento associa 44 comuni ed è la prima esperienza in Italia. C'è un'esperienza simile solo in Emilia-Romagna, ma i comuni associati sono 18. E quindi noi Quindi molto, molto meno. siamo a 2 volte e mezzo, gestiamo ogni anno centinaia di procedimenti amministrativi, abbiamo nell'ultimo anno e mezzo ridotto di 37 giorni il tempo di gestione di un procedimento e di rilascio del PAU. Oppure del diniego, perché poi il problema principale per chi fa impresa è l'indecisione, è l'inerzia, è il tempo che passa senza sapere quello che accade. L'imprenditore vuole rapidità, vuol sapere se quell'idea si può fare oppure no, perché se si può fare, la deve fare e farla un giorno prima aiuta, una settimana. Qui parliamo di 36 giorni precisamente, no? Abbiamo anticipato rispetto Sono tempi comunque molto È veloci, più molto di un rapidi. mese, è più di un mese che abbiamo recuperato rispetto al precedente.
E se invece non si può fare, ha bisogno di sapere subito che non si può fare, perché magari modifica il progetto, magari cambia l'idea, magari, come dire, lo rimodella rispetto a quelle che sono le indicazioni. Ecco perché quello che va combattuto sui territori in tema di attività produttiva e di impresa sono i ritardi legati da una burocrazia. E noi abbiamo mediamente negli uffici le difficoltà nel raccogliere i pareri, nell'istruire, noi abbiamo tanti comuni che anche nel Vallo di Diano il SUAP lo facevano con la PEC. Quindi si avviava il procedimento, si aspettava via PEC una risposta, poi c'era qualcuno che doveva andare a mettere insieme a un certo punto tutti i pezzi. Bene, da gennaio 2024 la Regione Campania ha detto bisogna dotarsi di una piattaforma. Ogni comune per infrastrutturare, se quella piattaforma non ce l'ha, spende circa 100.000 euro. Perché sono piattaforme di un certo tipo che devono gestire una quantità di dati, va fatto un'infrastruttura hardware che non è semplice immaginare, quella più performante, e poi soprattutto i bilanci sappiamo come sono quelli degli enti locali, soprattutto in una fase storica come questa, quindi magari prevedere in bilancio una somma di questo tipo non sempre è possibile. Associarsi al sistema Cilento costa 0,52 centesimi ad abitante, una quota associativa bassa, è un entry level veramente minimo. Prendendo in qualche modo un'esperienza che ormai è ultra ventennale e soprattutto con una cosa importantissima, non si perde l'autonomia, perché il responsabile del SUAP è esterno, ma il SUAP dialoga con l'ente, è un ufficio dell'ente. Il comune del Vallo di Diano, ma vale per i Picentini, vale per la Valle dell'Irno, vale per la Costiera Amalfitana, mantiene al proprio interno il SUAP. Ha semplicemente l'utilizzo della nostra piattaforma con un nostro responsabile, che poi è il suo responsabile, mantenendo la parte relativa all'urbanistica, mantenendo comunque il controllo di tutto. Semplicemente, come dire, avendo un supporto che significa più efficienza, significa più rapidità, significa economicità, soprattutto. Tre principi che sono proprio alla base dell'agire amministrativo. Parlando della parte pubblica, ovviamente. Poi, se vuoi, affrontiamo l'aspetto dell'Agenzia di Sviluppo Locale, che mi interessa tantissimo e su cui mi sto concentrando tanto, anche perché nel Vallo di Diano ho trovato veramente delle risorse straordinarie. Cioè, in cosa consiste? Perché Sistema Cilento da molti anni è partner di Invitalia e quindi con Invitalia ha per esempio fatto per anni tutta l'istruttoria per Resto al Sud, quindi una misura che ha avuto molto successo anche sui nostri territori. Da novembre 2022, soprattutto per la verità negli ultimi mesi, io ho spinto molto grazie all'aiuto di tante persone che mi danno una mano, perché poi io inevitabilmente sono qui e parlo in prima persona, no? Però mi piacerebbe dire sempre noi, beh, la prima persona. Quanti sono che collaborano con te? Noi abbiamo diciamo una squadra inevitabilmente più numerosa sull'Agenzia di Sviluppo Locale, perché abbiamo diversi tipi di collaborazione, diverse realtà che sono partner, perché sulla progettazione, È sull'affiancamento delle rivolta più ai imprese. privati? L'Agenzia di Sviluppo Locale inevitabilmente si ha le iniziative di natura privata perché le accompagniamo, le affianchiamo a modo incubatore proprio di impresa e sviluppiamo dei progetti di investimento con, di volta in volta sulle progettualità che poi vengono finanziate. Ad esempio, voi siete stati cortesissimi con questa emittente, ci avete seguito nell'iniziativa che si è conclusa a dicembre 23 che si chiamava Think Green. Io uso l'imperfetto, ma dovrei utilizzare il presente e spero presto di utilizzare anche il futuro, perché con l'assessorato regionale alle attività produttive stiamo cercando di far diventare Think Green, che è un ecosistema dell'innovazione, una misura non spot legata a un progetto su cui tra un attimo perdiamo un minuto per parlarne. Ma un qualcosa che ogni anno noi andiamo a realizzare attraverso la selezione delle migliori idee imprenditoriali, delle start-up, e le selezioniamo attraverso un percorso iniziale, sviluppiamo insieme a loro attraverso un'attività di business modeling, quindi andiamo a modellare quella che è la loro idea di business, la affianchiamo, li aiutiamo a realizzare i business plan. Poi rifinanziamo, perché così abbiamo fatto l'anno scorso, la costituzione, la prima parte dell'attività, e poi per quelle più meritevoli le affianchiamo e magari attraverso Invitalia le finanziamo per farle diventare realtà stabili del nostro ordinamento. Su questo ho conosciuto una bella realtà a Padula,
monaci digitali, i ragazzi dei monaci digitali, e con loro abbiamo stretto una bella partnership e ho voluto da subito anche fare una borsa di studio come Sistema Cilento, che abbiamo chiamato appunto Think Green, dove Green sta per sostenibilità e Think è semplicemente la T di Tourism, quindi il turismo, H di Heritage, quindi del patrimonio, in Innovation e K in Knowledge, conoscenza. E lì abbiamo fatto una borsa di studio e abbiamo proprio finanziato un'idea di impresa, perché c'è una bella storia dietro l'Hackathon di Padula attraverso una società che un'associazione, chiedo scusa, di imprenditori italiani che stanno in Silicon Valley. Abbiamo insieme a loro mandato delle persone, delle start-up innovative in Silicon Valley a fare un'esperienza importante. Con orgoglio dico che una di quelle l'ha fatto Sistema Cilento, e quindi mi è sembrato il modo migliore per dare un biglietto da visita a un territorio che stiamo imparando a conoscere e col quale vorremmo sempre di più non solo collaborare, ma vorremmo diventare in qualche modo la stessa cosa. Quindi insomma entrare in simbiosi tra Cilento e Vallo di Diano, anche perché insomma da tutto il discorso che hai detto ascoltandoti mi rendo conto che insomma i tempi sono stretti. Noi forse, correggimi se sbaglio, abbiamo la fortuna di essere tra virgolette un territorio vergine, nel senso che si cerca di affacciare al mondo imprenditoriale, quindi al cambiamento, e in questa fase può veramente, correggimi sempre se sbaglio, magari riuscire a entrare subito in contatto con altre realtà che magari sono da più tempo vive, ma che allo stesso tempo oggi sono chiamate però a dei cambiamenti. Noi invece partiamo praticamente in un certo senso da zero, quindi potremmo già arrivare al cambiamento, a differenza di chi invece quel cambiamento lo deve rimodificare, così? Ma guarda, sì, a me piace tanto, un po' forse per formazione, sai, di studi, culturale. Io poi di base sono un avvocato, quindi ero convinta che eri ingegnere. No, di base sono un avvocato con una forte passione al campo dell'economia, sempre insomma entusiasmato questa cosa, tant'è che tra i miei migliori amici ci sono i commercialisti, perché proprio li tampino, passo tanto tempo con loro perché voglio cominciare a capire un po' alcune cose, no? Perché poi quando in qualche modo provi, chiaramente coi limiti della mia persona, però a padroneggiare delle competenze in materia giuridica, inevitabilmente ti ampli. Ti apre anche a questo, però è una formazione classica, e quindi quando ragiono di sviluppo mi piace ricordare che sviluppo in realtà ha una radice bellissima etimologica, no? Che è il verbo volvere in latino, però volvere significa avviluppare, cioè significa, e lo sviluppo è proprio la liberazione, quindi la rimozione di un ostacolo, e quindi la liberazione di un qualcosa che può, appunto liberando si genera delle cose, e quindi lo sviluppo. E, come dire, il compito che ha una realtà come Sistema Cilento, che è un'agenzia di sviluppo locale, è proprio quella di andare sui territori, di scovare le soluzioni migliori, le situazioni, le esperienze significative, e aiutarle sempre di più a svilupparsi, senza, come dire, aver necessariamente ruoli di protagonismo o di altre cose, perché il protagonismo è dei territori, è degli amministratori locali, è di chi si impegna sul territorio e che quindi poi costruisce la sua storia personale. E noi quando ragioniamo dei nostri territori, ragioniamo spesso, no, in televisione, insomma, ragioniamo di persone che ce la fanno, diciamo che sono eroi, supereroi, insomma, il supereroe del Vallo di Diano che ha fatto questo, il supereroe di Agropoli perché ha fatto chissà cosa. Ebbene, i nostri territori sono pieni di supereroi. Sistema Cilento dovrebbe avere, nella mia idea, nella mia massima idea, dovrebbe essere il mio supereroe preferito, che era Robin. Perché? Perché c'è una canzone di Cremonini, no? Nessuno vuole essere Robin. Perché? Perché Robin era il secondo di Batman. Cioè, i bambini vogliono tutti vestirsi da Batman. E perché? Perché Robin era l'aiutante di Batman e quindi era un supereroe, però era accanto a lui. Ma senza Robin Batman non sarebbe esistito, perché chi ha visto Batman e Robin sa che in tante situazioni Robin aveva un ruolo. Ebbene, se il Sistema Cilento provasse sui territori a diventare Robin,
cioè ad andare a scovare tanti Batman a Sala Consilina, a Sassano, a Teggiano, a Sant'Arsenio, a chi più ne ha più ne metta, probabilmente questi territori potrebbero, attraverso tanti sistema Cilento che potrebbero nascere su questo territorio e potremmo insieme aiutare a crearle, potrebbero veramente andare a migliorare una serie di situazioni. Noi abbiamo a volte procedimenti amministrativi complessi, fermi perché manca un parere, oppure non so, non riusciamo a regolamentare delle cose perché ci vuole del tempo per andare a studiare realtà simili, non riusciamo a dare impulso, che ne so, a un piano regolatore che poi è il piano di sviluppo di un territorio. Non riusciamo a fare una serie di cose perché abbiamo piante organiche carenti, abbiamo limitate risorse e quindi ecco perché una realtà come questa veramente può dare una mano e può darlo senza chiedere nulla in cambio, perché si è Robin e si cerca sul territorio Batman, che deve poi prendersi il merito, deve prendersi le copertine. Perché sarà insomma il supereroe, ma con un grande aiutante, come sì, un passo indietro al supereroe, ma comunque c'è. Questa è una cosa fondamentale che poi credo che possa anche considerarsi un insegnamento per tante cose, non soltanto nel caso di Sistema Cilento. Insomma, non bisogna, secondo me, cercare per forza la ribalta, cercare per forza la copertina. L'importante in questo momento è esserci. E dimostrare di esserci, perché tante persone, tante attività, credo hanno bisogno di qualcuno che ci sia. E voi ci siete. E noi ci siamo, sì, e siamo anche nel Vallo di Diano da quando, da novembre 22, da gennaio 23 formalmente, e speriamo di esserci sempre di più perché siamo veramente a disposizione di chi in qualche modo vuol conoscerci meglio, vuol semplicemente, come dire, confrontarsi, perché che poi è sempre arricchimento, no? Sempre, sì, informalmente, noi siamo qua proprio per questo, informalmente, per informare, quindi per dare nuove idee alla mente, magari insomma veramente vabbè, qualcuno che ascolta e aiuta poi magari a realizzare i sogni c'è bisogno. Io ti ringrazio davvero per essere venuto qui, per averci raggiunto nel Vallo di Diano. Per te non era un peso, l'hai sottolineato, perché tanto vieni spesso. Speriamo di vederti sempre più spesso qui nel Vallo di Diano e che veramente Sistema Cilento possa diventare Sistema Cilento Vallo di Diano e tutti insieme magari crescere, perché se cresce il Cilento cresce il Vallo di Diano, se cresce il Vallo di Diano cresce anche il Cilento. Questo è il mio augurio avendoti qui, grazie ancora Grazie, per grazie a essere stato voi, con noi. grazie a tutti, grazie. Grazie. Io a voi vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie per averci seguito.